Quindi ecco, io la vedevo
anche gli insegnanti sono venuti dalla regione eccetera eccetera, però a proposito può portare a fondo nonostante tutto quello che il governo Berlusconi sta facendo a livello nazionale. Quindi sperato che anche questa volta di fatto prendesse una mega conferenza, siamo partiti con la stessa vitamina e nessuno tra i sindaci giustamente che argomentasse in maniera più dettagliata su che sono poi il progetto di operazione di bilancio. Quindi su questo io non ho problemi, quando ci sono le motivazioni, quando condivido ciò che dice questa dimostrazione di fatto è quando è stata per 5 anni non lo fa in cultura, no? Invece che va contro a prescindere su quello che c'è scritto o su le scelte di forza. Quando c'è da dare merito a determinate cose, va senza problemi. Dicevo, abbiamo posto anche la domanda, ma se è stato possibile votare per voi, anche questa, siccome è un'occasione di emergenza, è quella di presentarla in questo modo, cioè mettendo insieme il pacchetto preferenziale, per questa occasione, avere una base di consenso che non abbia rispetto alla volontà di là. Sì, io però poi la votazione finale, chiaro, la votazione per tutti mi serve a me, su quelli su cui io sono d'accordo di votare, poi la votazione finale sarà male, anche se ce ne fosse sette su cui sono d'accordo e una no, c'è quella su cui per me è negativo. Quindi, ripeto, confezionato con questa maniera, secondo me avete perso la ruota. Arrivare al consenso di questa variazione non è sono anche residenti sicure. Per quanto riguarda le risorse finanziarie ci sono delle emergenze, almeno su quello che le critiche che abbiamo fatto sono arrivate a questo problema, da parte di questo centro-sinistra non ci sia nessun tipo di regola a essere in convergenza con la maggioranza. Quindi su questo io non so che se ci tendrò di reazione di voto, però è chiaro che su una variazione qui da questa di Roma si può essere d'accordo, insomma, alla luce di quello che diceva il sindaco, si conduce sulla finalità a cui sarà destinato il teoremo. Stesso discorso vale per la signorina Serra Valle, ecco, magari questa è stata interessante anche visto che sul definito ci sono ancora eccetera eccetera, vedere cosa si riuscirà a fare con la cultura di patrimonio, anche in termini di serate pure, quindi se si riuscirà in qualche modo a recuperare tutti coloro che sono rimasti fuori oppure no. Quindi è in questo senso che un dibattito potrebbe essere specifico, non chiaramente tralasciando le critiche che vanno a poter essere fatte a qualche questione contro le politiche finanziarie di governo. Stesso discorso per la messa ciclabile, l'Elettro Festival, a differenza di quanto diceva il centro-destra, che sul festival mi ricordo la polemica, non c'è nessuno, ma mi ricordo la polemica che fecero quando l'Elettro Festival fu costretto, questo per colpa dell'amministrazione centrale, a trasferirsi a Brusciana. Mi ricordo le polemiche che fece il centro-destra per un semplice cespuglio d'erba, che era stato bruciato, un cespuglio d'erba, avere la cosa che sono possibile che ci pensero una situazione catastrofica, la vedete, non ci troverete, quindi a questo vince anche la opposizione esterna del centro-destra su questa domanda. Confesso che è una bellissima festa, una bellissima esperienza, una bellissima iniziativa che aggrega un sacco di giovani, quindi per venga se ci sono delle risorse per la vita. Quindi su questo tipo di quelli meno convincenti a tutto dal nostro punto di vista, ma per una chiarezza, per esempio quella sui fondi che vengono destinati a quello contenzioso, le spese legali, insomma, sarebbe stato qualcuno a capire che tipo di contenzioso è, riguardava la ricetta, per dare un'inizio un po' più, non so se in commissione è stato fatto, ma immagino che non. Stesso discorso per quella sui viaggi geologici, queste risorse dove